Ciao, se anche tu vuoi farti rompere le palle in maniera consistente, oppure vuoi sapere quando escono i miei nuovi video, assicurati di schiacciare quel campanellino e sarai sempre il primo a saperlo. Buona visione! Un'altra svista del grande Mike senza nome. Too much collision, collision. Too much slope. Construction not possible. Fantastico, tutti e tre gli errori possibili e immaginabili me li sono beccati nel giro di 3 secondi. Buongiorno ragazzi, qui Mike senza nome e vi do il benvenuto a un nuovo episodio di Transport Fever. Allora, ho visto i vostri commenti e devo dire che sono molto contento. Allora, inizialmente, entrando tutta la mappa, una volta che ha finito di scaricare queste personcione, penso che lo manderò in pensione. E per mandarlo in pensione, dopo sistemerò quella che è la linea del treno, tutta la mappa. Innanzitutto, sta portando 110 persone. Ci sono un sacco di persone che lo aspettano. E voglio potenziare ancora di più questa linea. Quindi scarichiamo tutti e mandiamola al depot. Mandiamola al depot anche perché ormai ha raggiunto la sua età, 42 anni di servizio. Più che sufficienti. Dove diavolo stai andando? Il depot è lì. Adesso gli dico di tornare indietro e dopo lo mando al depot giusto, perché ho fatto un gran casino e voglio togliere innanzitutto, beh, tutto questo ammasso di ferraglia che vedete qua, perché decisamente non si può vedere. E ovviamente, togliendo questo ammasso di ferraglia, farò una linea che va dritta così in là e ci metterò appunto un TGV. Dove cavolo sei? Allora, depot, vai al depot, torna indietro e vai al depot. Bueno, questo signore qua 66 su 99, va buon, dai, un buon numero. E ho potenziato ulteriormente i treni del petrolio. Gianluca, vien fuori che avevi ragione, dannazione. Vien fuori che avevi ragione. Infatti qua, guardate, 300 da una parte e 260 dall'altra. Porca vacca, io i trenozzi che portano 135 unità e rispettivamente 180 unità. Fai miliardi, noi milioni, miliardi. E non sto sfruttando a dovere tutta la linea. Intanto addio boss tutta la mappa. È stato bello averti qua con noi. Compriamo, come è stato consigliato, ci sto pensando, il TGV lungo da 250 persone, 256 persone piuttosto che quello da 164. Io prenderei il TGV da 164 persone. Perché sto facendo questo, vi starete chiedendo? Beh, allora, questo è un treno che effettivamente non è tutta, cioè nel senso, fa quello che deve, ma non sono completamente soddisfatto della linea. E per potenziarlo ulteriormente ci farò un sdoppiamento della linea, ossia ci farò un altro binario uguale che passa accanto a quell'altro e farò sì che uno, finché uno va avanti, l'altro torna indietro e così via. Ovviamente questo è il TGV normale, non è il TGV lungo, però è un vermicione bello gigante, quindi diamogli un altro colore. Colore verde, non si vede neanche quel paesaggio, arancione di base, blu, troppo blu, lilla, no grazie. Quindi tempo che va e fa un giro troppo lungo. Mandiamo la Bexion C che inizia a caricare. Ci sono 148 persone che aspettano, quindi direi che è un buon affare. Adesso chi è il ritardato che mi porta le logs? Trasporto Planks Hellstone. Vedete, mi avete detto che succedeva quando usavo un treno per due linee, che lui faceva confusione e mi scaricava la roba nel posto dove non doveva scaricarla. Ma non è vero, perché sto qua è talmente ritardato che mi ha portato i tronchi qua. Cioè, i tronchi, invece di andare a scaricare nel posto dove andavano scaricati, me li ha portati qua. Tanto questo non porta niente di acciaio, perché l'acciaieria si è rotta le balle di nuovo. Perché ha un sacco di acciaio e un sacco di carbone, il potenziale è un cazzo di niente, 120. Mentre qua, la nostra stupida Goods Factory, non ha bisogno di così tanto acciaio, perché ha bisogno di che consegno più beni. Quindi per consegnare più beni, visto che i beni li consegno già a Hellstone, stavo pensando di fare un'altra cittadina, di servire un'altra cittadina, quindi partiamo da questa cittadina qua, partiamo da, come cavolo si chiama sto posto, che dovrebbe essere tipo Upper Hellstone, Hellstone Alto. E da Hellstone Alto andiamo e portiamo i beni nella cittadina di Thorn. Abbiamo qua direttamente il binario pronto. Allora, il treno giallo è arrivato, compriamo gli altri vagoncini. Esageriamo, 195 il treno giallo. E devo andarli a vedere perché se non sbaglio la linea. 4, 5, 4. Bene.
La linea 4 è la linea Gianlu. Ovviamente parte nella direzione sbagliata. Vediamo se parte anche sul binario sbagliato, già che ci siamo. Sembra che abbia beccato il binario giusto, però la direzione è comunque sbagliata. Mi porto solo 135 la volta, quindi devo aumentare la produzione. Sta Hellstone Mill Factory, io giuro che la uccido. Allora, ho bisogno di più beni, ok? Più beni. Quindi iniziamo subito, perché sennò è tutto il tempo perso. Lasciamo sti logs qua e vaffanbrodo. Dunque, high speed tracks, avrò bisogno di andare. Ho già un binario che va. Ho più binari che vanno in là, per la verità. Quindi, per non saper leggere e scrivere, farò una cosa del genere. E abbiamo fatto questa linea favolosa, fantastica. E ovviamente ci sarà bisogno di semafori dappertutto di nuovo, perché sapete, a me piacciono i semafori. Quindi un semaforo qua, un semaforo là, un semaforo lì, un semaforo qui. E tecnicamente ci siamo. Se passa il treno al semaforo. Ok, semafori dappertutto, i semafori sono pronti. Adesso cosa succede? Mi è stato detto che se il treno passa dalla stazione viene rallentato in maniera brusca e violenta, e sarà vero? Chi lo sa? Tralasciando questi tronchi che sono un insulto per me. Ma veramente, cioè, non so come ti è venuto in mente di farmi. Ma io, cioè, veramente, non ho parole. Dunque, per non saper leggere e scrivere, ci dobbiamo prendere un treno che trasporta i beni e li porta nella cittadina di Coso. E ovviamente, quale treno migliore per trasportare i beni nella cittadina di Coso se non un V100? No, sto scherzando, ed è il 58 il V100. Però ci prendiamo una Class 246 che, insomma, dovrebbe andare abbastanza bene. E poi ci prendiamo trasporto, per il trasporto dei beni. Vediamo un attimo, perché ci sono questi vagoncini moddati che dovrebbero essere interessanti. Goods, fanno i 120 all'ora però, fanno i 120 all'ora. Cribbio. Oh ragazzi, poi caricano solo 2 per, ma che cavolo. Questi caricano 3 per e fanno i 160 all'ora. E andiamo a vedere perché ho scelto questi vagoncini in particolare, ragazzi. Perché ho scelto questi vagoncini? A parte che con questi vagoncini qua potevo scegliere anche il V100, che tanto almeno facevo contento Pietro Rita e tutti gli amanti dei V100. Però io invece ho scelto una locomotiva diesel che fa i 160, però avendo più cavalli comunque riesce a raggiungere una velocità. Riesce a fare i 120 con più facilità, ovviamente. Adesso andiamo a pigliare tutti i beni. Tecnicamente dovrebbe esserci tipo un'animazione. Purtroppo non riesco a... cioè, non hanno pensato bene di fare una cosa del tipo che io possa scegliere quale vagone voglio guardare del treno. No, vedo per forza solo e sempre la locomotiva. Speriamo che si svegli fuori e mi dia. Ma che plastic, ma sei stupido. Guardate, avete visto? Si sono aperti i vagoni. C'è l'animazione di carico e scarico. Adesso forse si sveglia, che deve caricare anche qua i goods. Così li portiamo ancora di più, ancora più in là. Ah, acciaio. E intanto da questa parte abbiamo petrolio grezzo in abbondanza. Ma concentriamoci su quello che è il nostro obiettivo di oggi. Ossia sistemare la linea nord. Linea tutta la mappa, 38 persone. Cancelliamo un po' di cose. Via questo, via quello, via quell'altro. Oh, e adesso andiamo dietro a quell'altra linea, perfettamente così. E fino a qua, 201, e giriamo dietro l'angolo. E andiamo sempre dritti. Passiamo alle cose serie. Passeggeri 0, fantastico.
è una meraviglia. Innanzitutto, abbiamo questo treno che trasporta benzina, che è sempre, sempre pieno. 240 di benzina, attenzione. Il treno di Pietro che torna indietro, è il caso di mandarlo al deposito, ma non riesce a trovare la strada verso il deposito, fantastico. Ce lo teniamo qua e gli indichiamo noi la strada verso il deposito. Oh mio Dio, cosa hai combinato Pietro? Che diavolo hai combinato? Guardate qua, la linea di Pietro, che è la linea numero 5, ha 261 litri, mentre il petrolio di Lugosol ne ha 360. Dove diavolo è il treno però? Adesso scarichiamo il crude oil e andiamo al deposito. Sto aspettando il free puff, non riesco a capire il perché. Ah, ok, non c'è il semaforo. Ovviamente, manca un semaforo, cazzo. Mamma mia, non è possibile che manchino i semafori così. Non so io, cosa vi ho insegnato? Mettere i semafori dappertutto, il treno Pietro non riesce a trovare la strada. Ma perché il treno Pietro non è stato collegato a questa parte? È incredibile. Un'altra svista del grande Mike senza nome. Too much collision, too much slope, construction not possible. Fantastico, tutti e tre gli errori possibili e immaginabili me li sono beccati nel giro di 3 secondi. Il treno di Pietro è pronto. Siamo nel 2025, usiamo un treno del 58. Grazie Pietro. Tutti al depot. Compriamo, ha detto 15 vagoni voleva. Ne ha 5 al momento. Allora io posso anche concedere altri... Non troppi, non esageriamo, perché il treno di Pietro dovrebbe averne adesso un bel po'. Allora vediamo un po', linea Pietro, linea di Pietro, waiting for free puff. Giustamente vuole uscire in questo momento che entra quell'altro treno e non è educato. D'altro canto abbiamo questo trenino che dobbiamo comprargli per trasportare ancora più benzina. Quindi anche qua abbondiamo con i vagoncini 137 e via. Dunque il treno di Pietro è passato da 5 vagoncini. Adesso quanti ne ha? È passato dalla bellezza di 5 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a 12 vagoni, Pietro? 12 vagoni, il tuo trenino del 58. Quindi 300 e passa, mamma mia, 300 e passa, direi che anche qua dobbiamo potenziare ancora di più il trenino, prendiamo altri vagoni. Spero di non intasare l'industria con queste mosse. Siamo a 212 metri e la linea... Petrolio Lugosol, trasporto petrolio Lugosol, eccolo qua. Siamo pronti. Treno Pietro parte con 180 unità. Diamogli un colore uniforme al treno di Pietro. Eccolo là. Ovviamente il treno non capisce un cazzo, parte nella direzione sbagliata. Meno male che l'avevo fatto verde. E qua abbiamo la linea, tutta la mappa che sta arrivando, la bellezza di 160 km/h. Niente di esagerato, ma neanche tanto piano. E all'estremità da questa parte, quindi io per non sapere neanche di scrivere. Da quest'altra parte, Dio santissimo quanta roba che c'è. Allora, da quest'altra parte ci prendo un altro TGV. Lungo, cioè normale, cioè questo. E gli do un'altra set line. Allora, fatemi capire. Devo specificarli, forse perché ero incretinito. Il fatto che deve andare da questa parte. Quindi ci faccio una nuova linea, da là. Passa per questo segnalino qua. E poi passi per quel segnalino che ho messo qua da qualche parte. E questa è un'altra tutta la mappa. Quindi ti fai questa stazione qua. E una volta che hai preso il binario giusto non puoi più sbagliarti. Fai questa stazione là. E poi ti fai questa stazione lì. E da Bexhill ovviamente non devi tornare alla prima stazione, ma devi fare di nuovo Hertford, passare per questo waypoint e tornare di nuovo a Stroud. Direi che è ottimo come linea. Colore acceso. E che diavolo sta facendo? Ah sì, la linea 5. Questa è linea tutta la mappa 2. Quindi la linea tutta... Dove cavolo è finita? Linea tutta la mappa 2. È tua, bello. È tua. Adesso cerchiamo di spostare le persone in massa. Di qua e di là. Portiamo dappertutto. Ovviamente parte nella direzione sbagliata, ma d'altronde è concepibile visto che non ha un collegamento con Stroud. Però abbiamo questo trenino qua e ormai è a 99 su 99 e io vi dico che mi sono rotto le balle. Sto parlando di questo Stadler Flirt, come cavolo si chiama, da 5 puntate ormai e è arrivato il momento di inserirlo tra i miei trenini. Quindi finché quel TGV si muove il culo e esce dalla stazione, questo va e viene rimpiazzato.
Ciuf ciuf. Allora, una volta che esci sulla linea tutta la mappa e sei pronto per andare dritto in là, io ti faccio tornare indietro a questa parte e vai a Stroud. E così creiamo una mega, super mega, iper mega ferrovia. E ci siamo dopo tutti contenti. E ho trovato un'altra mappa delle montagne. Cazzo, ma sono difficili le mappe delle montagne perché sono piene di montagne, cioè capite? E volevo anche fare la difficoltà media per rendere le cose più interessanti. Comunque, questo trenino qua, adesso, per non sta prendendo in giro di scrivere, faccio un by train e ci prendiamo lo Stadler Flirt. Allora io potrei prendere il Dual Stocks, però per non sta prendendo in giro di scrivere, io prenderò il Dual Flirt colori originali perché vogliamo vederlo, e avrai come linea la linea Stroud Ludgershall. Vediamolo. Un treno elettrico, completamente elettrico. Questa è una mod, ovviamente, come potevate immaginare. Una persona grande, una persona su 164. Sì, perché sono talmente idioti, cioè. Aspetta, forse sono io l'idiota. No, ma non sono io l'idiota, perché io gli farei fare la stessa linea. Il problema è che dopo lui tenderà a spostarsi e andare sul binario di quell'altro treno, capite? E quindi questo è un problema. Allora, linea tutta la mappa 4, linea tutta la mappa 38. Effettivamente lui non considera che sono due treni sulla stessa linea, perché non si possono fare due treni sulla stessa cazzo di linea. Bisogna fare per forza una nuova linea, cioè. È un fastidio, ma veramente un fastidio. Che allora mi metto a guardare questo treno qua. Sentite quanto è elettrico. Ma è veramente elettrico. Cioè è elettrico forte. Sto facendo già i 90 all'ora. La ventola non gira. Questo è un punto in meno. Un punto in meno perché la ventola non gira. Porca vacca, se girava la ventola era un punto in più, invece è un punto in meno. Tutto molto piatto qua. Mannaggia, queste mappe standard del gioco. Quanto sta facendo? 120 all'ora quasi. Beh, 111 persone su 190, chiamare poco. Osserviamo il TGV che sta facendo i 140 all'ora tra un po'. E si incrociano i due TGV, attenzione, ciuf ciuf. E c'è un palo lungo il binario, ma tranqui. Cose che succedono. Favoloso, i TGV si sono incrociati. Facci vedere la gente che sale, per favore. Eccola lì. Per qualche ragione, non so se ci avete fatto caso, tutte le persone stanno con le mani rivolte verso l'alto. Cioè hanno il palmo della mano rivolto verso l'alto. Si vede bene sulle barche. Cioè, veramente, i modelli sono fatti veramente in modo favoloso. Sono ironico quando dico questa cosa. Nonostante io ami questo gioco, sono ironico nel dire questa cosa. Purtroppo, le persone quando aspettano, guardatele. Cioè, guardate, ma che cazzo hanno? Sono dei zombie. Hanno tutte queste mani che sono tutte strane, sono tutti handicappati purtroppo. E insomma, cioè ognuno fa quello che può, però finché camminano è anche, sono anche decenti, ma poi quando sono fermi sembrano dei zombie. E parliamone di quelli che stanno sulle barche, allora forse su questa non si vedono. No, madonna mia quanto è arrugginita, ma quanti anni ha sta cosa? 40 anni. E si può sostituire questa cosa per favore? Si può sostituire per favore quella roba? Perché è orrenda. No, scusi, scusi. Perché ho materiali da costruzione che aspettano qua? Perché sta caricando materiali da costruzione il treno 22? No, no, questa è nuova, ragazzi. Questa è nuova anche per me, cioè nel senso, involontariamente ho fatto quello che mi è stato chiesto da qualche utente poco tempo fa. Se è possibile fare un deposito. Effettivamente, quello che sta facendo è mi sta portando i beni qua. Alcuni li sta vendendo dalla città, gli altri li sta depositando da questa parte. Quindi effettivamente, sì, si possono fare gli scambi tra di merci tra le stazioni.
Allora, io avrei anche fatto un test simile da qualche parte. Dunque, non so perché ho i tronchi qua, perché quelli non mi servono effettivamente. Guardate però. Cioè, grazie. Grazie. Ma infinitamente grazie. Adesso mi ritrovo che ho anche i goods da trasportare. E questo, se non mi ricordo male, come camion trasporta di tutto, quindi dovrei trasportarmi anche i beni, oltre ai construction material. Cioè, dovrei trasportare, sì, anche i construction material oltre ai beni. Ma a dir poco confuso, però per essere confuso sono anche abbastanza sveglio, quindi... Allora, vediamo un po'. Questo trasporta goods, quindi trasporta goods, sì, ma non trasporta construction material, quindi ci metto un all cargo, così sono sicuro che, insomma, sa quello che fa. E cerco di dargli questa linea qua nel trasporto bene, perché involontariamente quello che ho creato è una bestia, nel senso che adesso le due città con questi due raccordi si scambiano la merce. Allora, ha bisogno di ferro qua? Ha bisogno di acciaio adesso in abbondanza. Ovviamente io non glielo sto portando più. Ovviamente, ecco, infatti ho creato la domanda per l'acciaio e non la sto più portando, perché adesso sto trasportando beni in abbondanza. Di conseguenza la fabbrica ha bisogno veramente di tantissime planks, tantissima plastica, tantissimo acciaio, e non glielo sto portando, ovviamente. Ovviamente. Ma intanto sto portando il construction material. Construction material. Guardate qua, il camion che viene a prendere il construction material e portarlo in città. È incredibile, ragazzi. Ho creato una rete senza rendermene conto. Ah, che bravo che sono. Questo ci porta degli altri construction material. Eccoli là. Nel frattempo si riempie di beni e parte. Quindi praticamente si fa i viaggi sia andata che ritorno pieno. Quindi cosa è successo? Che adesso ho creato della domanda anche per la fabbrica che produce qua i construction material. Quindi ho creato della domanda ancora per l'acceleria. Quindi ho creato domanda dappertutto. Ma sono un fenomeno. Ma guardate, construction material sta trasportando. Ma porca vacca, ho fatto una rete senza rendere conto di aver fatto una rete. Slag, solo 26. Pfa. Adesso ne ho ben 40. Tra un po' dovrò potenziare il trenino dell'acciaio, perché sto trasportando acciaio in abbondanza. Direi che posso concludere con questa grandissima chicca del trasporto di tutta la roba. Le città che si scambiano merci è veramente una cosa che non... cioè, ci avevo pensato che magari si potesse fare, ma non in questo modo. In effetti, fatemi vedere una cosa piccolina e simpatica, che è questa. Non c'è nulla che aspetta. Benissimo. Ma ci ho messo il mezzo, tipo. Sì, trasportatore di carburante. Cioè, vedete? Alla fine, cosa ho combinato? In questa cittadina che è Basingstoke, ho combinato un casino. Mio solito casino. Perché? Perché la stazione del treno arriva in questa zona. E arrivando in questa zona qua, prima non c'era questo collegamento che ho costruito in seguito. Che cazzo sta facendo? Si sta facendo la strada sopra nella mia stazione? Ah no, è collegamento stradale, ok, come non detto, scusi. Comunque, stavo arrivando e avevo il collegamento semplicemente qua nella zona industriale. Ma come ben sapete, la benzina va portata nella zona industriale. Adesso ho creato il collegamento stradale, di conseguenza la stazione ha più portata. Però se lui sviluppa ulteriormente la zona industriale, ho creato questa stazione dove viene il trenino, porta la benzina, quella che non viene venduta alle fabbriche qua, viene messa qua dentro nella stazione. E poi un camion che le trasporta internamente da qua a là. Il che vuol dire che effettivamente si possono fare senza ombra di dubbio gli scambi tra le varie zone. Trasporto benzina è un po' sotto in questo caso. Abbiamo 130 unità, 398 trasporto di petrolio, veramente quantità abnormi. E direi che cerco di consegnare più grano. Ce l'abbiamo il grano, bello, ce l'abbiamo. Comunque, io direi che così si può concludere anche questo episodio di Transport Fever. Vi ringrazio per l'attenzione. Se vi è piaciuto, ricordate di lasciare un like se non siete iscritti. Iscrivetevi. Sono Mike Senza Nome e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi e alla prossima. Ciao, 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 ciao.